Domanda: che cos'è il consumismo? È un aspetto della media evoluzione che governa l'attuale umanità. A me il consumismo sembra ingiusto. Invece il consumismo, come ogni esperienza di cui avete bisogno, sia come singoli, sia come collettività, è sacro. Perché? Perché il vivere lo stato di coscienza che voi chiamate consumismo vi permette di avanzare nel vostro essere, cioè di evolvere. E fino a quando dovremo viverlo? Fino a quando ne avrete bisogno per scoprirvi un nuovo essere. Ma io già da adesso non ho bisogno del consumismo. E allora non lo vivere. Il farlo convincerà altri a non viverlo. Domanda: che cos'è il consumismo? È un aspetto della media evoluzione che governa l'attuale umanità. A me il consumismo sembra ingiusto. Invece il consumismo, come ogni esperienza di cui avete bisogno, sia come singoli, sia come collettività, è sacro. Perché? Perché il vivere lo stato di coscienza che voi chiamate consumismo vi permette di avanzare nel vostro essere, cioè di evolvere. E fino a quando dovremo viverlo? Fino a quando ne avrete bisogno per scoprirvi un nuovo essere? Ma io già da adesso non ho bisogno del consumismo. E allora non lo vivere. Il farlo convincerà altri a non viverlo. Beh, ci si muove qui verso la distribuzione. Distribuzione significa vendere cianfrusaglia tossica il più velocemente possibile. Lo scopo è di tenere bassi i prezzi, convincere le persone a comprare e fare ruotare le scorte. Come si fa a tenere bassi i prezzi? Beh, i commessi non vengono pagati molto e si tagliano i costi dell'assicurazione sanitaria ogni volta che si può. Il trucco è nell'esternalizzare i costi. Significa che i costi reali per produrre qualcosa non sono inclusi nel prezzo. In altre parole, non stiamo effettivamente pagando per la cosa che compriamo. Ci stavo pensando l'altro giorno. Stavo andando al lavoro, volevo ascoltare delle notizie e così sono entrata da Radio Shack per comprare una radiolina. Ne ho trovata una verde e molto carina a $4,99. Mentre ero in coda, pensavo a come $4,99 potessero includere i costi di fabbricazione e di trasporto. Il metallo è stato probabilmente estratto in Sudafrica, il petrolio in Iraq, la plastica è stata prodotta in Cina e forse il tutto è stato assemblato da una quindicenne in una maquiladora in Messico. $4,99 non bastano neppure per pagare l'affitto dello scaffale da cui l'ho presa, senza contare una parte del salario del commesso che mi ha aiutata a sceglierla o i costi di trasporto marittimo e stradale dei suoi componenti. Al che ho capito, non ero io a pagare per quella radio. Quindi chi ha pagato? Queste persone hanno pagato con la perdita delle loro risorse naturali. Queste persone hanno pagato con l'inquinamento atmosferico, con l'aumento di asma e cancro. I bambini del Congo hanno pagato con il loro futuro. Il 30% di bambini in alcune zone del Congo hanno dovuto abbandonare la scuola per lavorare nelle miniere di coltan, metallo usato nei nostri prodotti usa e getta. Anche queste persone hanno pagato, non avendo alcuna assicurazione sanitaria. In tutto questo sistema, parecchie persone hanno lavorato duro perché io potessi comprare questa radio a $4,99 e nessuno di questi contributi viene registrato in alcun libro contabile. Ecco cosa intendo con le multinazionali esternalizzano i reali costi di produzione. Ed eccoci arrivati alla freccia d'oro dei consumi. Questo è il cuore del sistema, il motore che muove tutto. È talmente importante che questi due tizi fanno di tutto per proteggerla. Ecco perché dopo l'11 settembre, quando la nostra nazione era sotto shock, il presidente Bush avrebbe potuto dare diversi consigli: piangere, pregare, sperare, e invece no, disse di comprare. Comprare. Siamo diventati una nazione di consumatori. La nostra identità principale è quella di consumatori.
Non madri, non insegnanti, non agricoltori, ma consumatori. Quanto noi valiamo viene misurato e dimostrato innanzitutto da quanto contribuiamo a questa freccia d'oro, da quanto consumiamo. E consumiamo, e come, compriamo, e compriamo, e compriamo, e aumentiamo il consumo di materie prime, e aumentano, e come. Indovinate quale percentuale delle materie prime che transitano in questo sistema è ancora in uso 6 mesi dopo la loro vendita in Nord America? 50%? 20%? No! 1%? 1%. In altre parole, il 99% dei materiali che raccogliamo, estraiamo e trasportiamo, il 99% dei materiali che transitano in questo sistema viene distrutto entro 6 mesi. Come possiamo far funzionare un pianeta con un tasso di smaltimento del genere? Non è sempre stato così. Oggi l'americano medio consuma il doppio rispetto a 50 anni fa. Chiedete a vostra nonna. Ai suoi tempi, capacità di gestione, perspicacia e parsimonia erano valori apprezzati. Com'è potuto accadere tutto ciò? Non è accaduto per caso, è stato fatto accadere. Appena dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, questi tizi cercavano di immaginarsi come far galoppare l'economia. L'analista Victor Leibow elaborò la soluzione che è diventata la norma per tutto il sistema. Disse: la nostra economia è incredibilmente produttiva, ci richiede di elevare il consumismo al nostro stile di vita, di trasformare l'acquisto e l'uso di merci in rituali, di far sì che la nostra realizzazione personale e spirituale venga ricercata nel consumismo. Abbiamo bisogno che sempre più beni vengano consumati, distrutti e rimpiazzati ad un ritmo sempre maggiore. E il capo dei consulenti economici di Eisenhower disse che lo scopo ultimo dell'economia americana è di produrre più beni di consumo. Più beni di consumo? Lo scopo ultimo? Non è fornire assistenza sanitaria o educazione, un sistema di trasporti sicuro o sostenibilità o giustizia, beni di consumo. Come hanno fatto a farci accettare questo programma in modo così entusiastico? Beh, due delle strategie più efficaci sono l'obsolescenza pianificata e l'obsolescenza percepita. L'obsolescenza pianificata può essere descritta come progettare per la discarica. Vengono progettati i prodotti con lo scopo di renderli inutili il prima possibile, in modo che noi li buttiamo per comprarne di nuovi. È evidente se pensiamo a oggetti come borse e bicchieri di plastica, ma ora accade anche per cose più grandi. Scope, DVD, macchine fotografiche, barbecue, tutto, anche computer. Avete fatto caso a come la tecnologia cambi così velocemente da rendere il vostro PC appena comprato completamente inutile nel giro di soli 2 anni? Ero curiosa riguardo a ciò, così ho smontato un grosso PC per vedere cosa ci fosse dentro e ho scoperto che il componente che viene cambiato ogni anno è solo un pezzettino nell'angolo. Ma non puoi sostituirlo perché ogni nuova versione ha una forma diversa. Così sei costretto a buttare tutto il PC a comprarne uno nuovo. Ho letto alcune citazioni da giornali di design industriali degli anni 50, quando l'obsolescenza pianificata stava prendendo piede. I designer sono molto espliciti al riguardo, discutono su quanto velocemente possono far sì che le cose si rompano, lasciando il consumatore con abbastanza fiducia nel prodotto da comprarne un altro. Era tutto premeditato, ma le cose non si rompono sufficientemente in fretta per tenere a galla questa freccia. Ecco perché esiste anche l'obsolescenza percepita. È lei a convincerci a buttare via una cosa che funziona ancora perfettamente. Come riescono a farlo? Semplice, cambiando l'aspetto dell'oggetto in modo che se l'aveste comprato 2 anni fa, chiunque può dirvi che, recentemente, non avete fatto abbastanza per questa freccia. E siccome dimostriamo il nostro valore in base a ciò, può essere imbarazzante. Ho lo stesso enorme monitor bianco sulla scrivania da 5 anni. La mia collega ha appena comprato un nuovo PC, schermo piatto, lucente, che si intona con il computer, con il suo telefono e persino con la sua penna. Sembra stia guidando una navicella spaziale e io ho una specie di lavatrice sulla scrivania. La moda è un altro eccellente esempio. Vi siete mai chiesti perché i tacchi delle scarpe da donna sono un anno spessi e un anno fini? Non c'è stato alcun dibattito per decidere quale struttura sia più salutare per i piedi delle donne. Semplicemente perché portare tacchi spessi nell'anno dei tacchi fini fa capire a tutti che negli ultimi tempi non avete contribuito alla freccia e dunque non valete quanto la persona accanto a voi con i tacchi fini. O come qualcuno in uno spot, tutto per continuare a far comprare nuove scarpe. La pubblicità e i media in generale giocano un ruolo decisivo in questo processo. Ognuno di noi negli USA viene bombardato ogni giorno con più di 3.000 annunci pubblicitari. Vediamo più pubblicità noi in un anno rispetto a quanta ne vedesse una persona 50 anni fa in tutta la vita. E se ci pensate, qual è lo scopo di uno spot se non quello di farci sentire infelici per ciò che abbiamo? Quindi 3.000 volte al giorno ci dicono che i nostri capelli non vanno bene, le nostre auto non vanno bene, noi non andiamo bene, ma tutto ciò può andare a posto se andiamo a fare un po' di shopping. I media contribuiscono a tenere nascosto tutto ciò, in modo che l'unico stadio dell'economia dei materiali che noi vediamo è l'acquisto. L'estrazione, la produzione e lo smaltimento rimangono fuori dal nostro campo visivo.
Negli USA non abbiamo mai posseduto così tante cose, ma i sondaggi dicono che a livello nazionale siamo sempre meno felici. Il periodo di massima felicità sembra sia stato negli anni 50, proprio quando è esplosa questa mania dei consumi. Coincidenza interessante. E penso di sapere il perché. Abbiamo sempre più cose, ma sempre meno tempo per ciò che ci rende davvero felici: gli amici, la famiglia e il tempo libero. Non abbiamo mai lavorato così tanto. Alcuni analisti affermano che abbiamo meno tempo libero ora rispetto alle società feudali. E sapete quali sono le due principali attività che svolgiamo nel nostro tempo libero? Guardare la TV e fare shopping. Negli USA lo shopping occupa il triplo o il quadruplo del tempo speso per questa attività in Europa. Ci troviamo quindi in questa situazione ridicola. Lavoriamo, magari facciamo due lavori, torniamo a casa stanchissimi e ci buttiamo sul nostro nuovo divano a guardare la TV. La pubblicità ci dice fai schifo, quindi ci tocca andare al centro commerciale per comprare qualcosa che ci faccia star meglio. Quindi dobbiamo lavorare di più per pagare queste cose, quindi torniamo a casa, siamo più stanchi. Quindi ci sediamo e guardiamo più TV che ci dice di tornare al centro commerciale. Un circolo folle. E alla fine cosa succede alle cose che abbiamo comprato? A questi ritmi di consumo non ci sarebbe neppure abbastanza spazio nelle nostre case, sebbene la loro dimensione sia raddoppiata rispetto agli anni 70. Finiscono tutte nella spazzatura e così eccoci arrivati allo smaltimento. Questa è la parte dell'economia dei materiali che conosciamo meglio, perché tutti noi ogni tanto dobbiamo portare fuori la spazzatura. Negli USA ognuno di noi produce ogni giorno più di 2 kg di rifiuti, il doppio rispetto a 30 anni fa. Questi rifiuti finiscono sotterrati in una discarica, che non è altro che un grosso buco nel terreno, o se siete proprio sfortunati, prima vengono bruciati in un inceneritore e poi sotterrati in una discarica. Entrambi i processi causano inquinamento di aria, terra e acqua, senza dimenticare il cambiamento climatico. L'incenerimento dei rifiuti è davvero negativo. Vi ricordate le sostanze tossiche nello stadio della produzione? Bruciare i rifiuti le libera nell'atmosfera. Anzi, peggio ancora, le trasforma in sostanze super tossiche, come la diossina. La diossina è la sostanza più tossica mai creata dall'uomo. E gli inceneritori sono la principale fonte di diossina. Ciò significa che potremmo fermare la principale fonte della sostanza più tossica semplicemente smettendo di bruciare i rifiuti. E potremmo farlo oggi. Alcune società non vogliono costruire discariche e inceneritori nel nostro paese, quindi esportano anche i rifiuti. E il riciclaggio può aiutare? Certo! Il riciclaggio riduce la quantità di rifiuti e la necessità di estrarre e tagliare nuove materie prime. Assolutamente, dovremmo tutti riciclare. Ma non è abbastanza, non sarà mai abbastanza. Per un paio di motivi. Primo, gli scarti che escono dalle nostre case sono solo la punta dell'iceberg. Per ogni bidone della spazzatura che voi portate fuori, ce ne sono 70 a monte solo per creare il contenuto di quel bidone. Quindi anche se riciclassimo il 100% dei nostri rifiuti, non arriveremmo al cuore del problema. Inoltre, molti rifiuti non possono essere riciclati, sia perché contengono troppe sostanze tossiche, sia perché sono progettati apposta per non essere riciclabili, come quelle confezioni di succhi con uno strato di metallo, carta e plastica mischiati assieme. È impossibile separarli e riciclarli. Come potete vedere, questo è un sistema in crisi. In tutte le fasi ci stiamo scontrando con i suoi limiti, dal cambiamento climatico alla diminuzione della nostra felicità. Non funziona, punto. Ma il lato positivo di questo problema così ampio è che ci sono un sacco di punti su cui intervenire. Ci sono persone che lavorano qui per salvare le foreste, altri qui per produrre in modo pulito, persone che si occupano dei diritti dei lavoratori, del commercio equo, del consumo consapevole, di bloccare discariche e inceneritori e, cosa molto importante, di riportare il nostro governo sulla retta via, in modo che sia fatto davvero dalle persone per le persone. Tutto questo lavoro è estremamente importante, ma le cose cominceranno a muoversi solo quando vedremo i collegamenti, il quadro generale. Quando le persone all'interno di questo quadro uniranno le loro forze, potremo trasformare questo sistema lineare in qualcosa di nuovo, in un sistema che non butta via risorse e persone. Ciò che abbiamo davvero bisogno di buttare via è questa vecchia mentalità usa e getta. C'è una nuova scuola di pensiero al riguardo ed è basata su sostenibilità e giustizia. Chimica verde, zero rifiuti, produzione a circolo chiuso, energie rinnovabili, economie locali. Sta già accadendo. Alcuni dicono che tutto ciò non è possibile, non è realistico, non può avverarsi. Io dico che i visionari sono coloro che vogliono continuare sulla vecchia via. È da pazzi. Ricordatevi che la vecchia via non c'è da sempre, non è come la gravità con cui dobbiamo per forza convivere. Le persone l'hanno creata e anche noi siamo persone, quindi creiamo qualcosa di nuovo.